Buonasera amici di Basket Catanese, benvenuti a una nuova diretta. Io sono Alessandro Randazzo, con me Roberto Quartarone Buonasera a tutti. Buonasera. e Gaetano Gorgone. Oggi puntata speciale, abbiamo fatto uno speciale Gravina annata 2010-2011 che appunto corrisponde alla promozione in Serie C1. Vogliamo parlare quindi con i protagonisti di quella stagione. Iniziamo subito con il presentare coach Carmelo Minnella. Buonasera. Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati. Come va? Tutto bene? Caro saluto a tutti. Ma siamo sicuramente un po' meglio. La libertà di movimento un po' è aumentata questi giorni, quindi già ci cominciamo a muovere non solo con la testa, quella non si è mai fermata, ma anche fisicamente. Effettivamente. Ok, dico due parole su di te per presentarti, proprio due parole in Presentazione. chiave. Come sei appunto allenatore, sei responsabile del settore giovanile del Gravina da ormai da 2 anni, dopo una parentesi a San Luigi, però tutta la tua carriera è spesa a Gravina sia come giocatore che anche appunto come allenatore. Hai andato la prima scuola in 2 periodi diversi, Altonome appunto è legato soprattutto alla promozione della stagione 2010-2011 in DNC. Sei stato anche responsabile di selezione a San Luigi, appunto. Esatto. Qual è la cosa principale della tua carriera che manca magari in questa presentazione? No, vabbè, ho fatto un po' di tutto. Ho avuto sempre una versione camaleontica. Io ho fatto dal mini basket alla Serie C, non mi sono fatto mancare niente. E quell'esperienza della Serie C è stata una parentesi, una sorta di completamento, perché venivo da annate di settore giovanile. D'altro faceva parte anche Alessandro Randazzo con il bellissimo gruppo 96 che si è preso grandissime soddisfazioni in tutta Italia. E quindi era una sorta di raggiungere una parabola all'interno della quale poi si poteva poi andare alla prima scuola. È stata un'occasione, mi capitò per sbaglio quell'anno. L'anno prima c'erano stati un po' di problemi, un po' di cose. Mi è stata proposta questa occasione. Poi da lì invece si allestì un roster molto competitivo. Il campionato fu molto, molto interessante quell'anno. E insomma, dopo una partenza un po' a singhiozzo, trovammo le giuste alchimie, i giusti equilibri, soprattutto in difesa, e da lì in poi non ci siamo più fermati, ecco. E quindi Robby non c'è nessuno, cioè Ci facciamo entrare, se non non sei là c'è devi neanche gli venire. altri, così iniziamo a parlarne più. Perfetto. Magari Davide entriamo nei Cavazza. dettagli. Abbiamo Davide Cavazza. Buonasera. Ciao Oh, ragazzi. Ciao Ferruccio. Carmelo. Ciao. Ben Ciao ritrovato. Gianluca. Ben ritrovati ragazzi. Buonasera a tutti, Ciao buonasera. capitano. Ciao ragazzi. Ciao Ciao Davide. Ciao Carmelo. capitano. Ciao. Ciao ragazzi. Quindi Ciao, ciao. possiamo iniziare parlando appunto in ordine cronologico. Estate 2010, ci sono questi tre innesti, Lollobetrano, Pudente e Daresortino, e il nuovo coach Minnella. Quindi, quali erano i pensieri di quell'inizio stagione, obiettivi, quelli che pensavate potessero essere? Scusami, Alessandro, scusami, c'è stato anche un altro C'era innesto importante, anche Verzì. Verzì, Verzì. Ah, Verzì. Sì, sono stati quattro innesti, giusto un attimo per sistemare il roster. Così, esatto. Sì, è stato l'ultimo in ordine di tempo ad arrivare perché l'abbiamo preso ad agosto inoltrato, però sì, Stato un last minute. tra l'altro Last devo minute. dire che all'epoca, insomma, con i dirigenti parlavamo e fui io stesso a suggerire questo nominativo perché l'avevo incontrato al camp di Gerardo, che lui faceva sempre il camp, aveva partecipato, insomma, mi è venuto come idea, ho detto, ma chissà se è libero, che lui era stato a Gera l'anno prima. E poi era libero, ci parlarono e venne volentieri a fare parte del nostro gruppo. E poi rimase per tanti anni, diciamo che poi uno quando arriva a Gravina rimane per a lungo, si innamora. Sì. Sì, Enrico, l'avevo testato anche io in estate durante un torneo estivo, insieme a Carmelo Gullotti, avevamo un attimo controllato se andava bene oppure Test qualità sul campetto. Sì, era perfetto, infatti, poi è Sì, andata tra come è l'altro andata. Enrico è stato uno che è salito molto durante l'anno, perché il campionato regolare, insomma, si fece un campionato normale, poi durante i playoff salì molto il suo livello e ci dà una grande mano. Io ricordo una delle tante partite che ricordo, perché ce ne sono tante, A ricordate, Melilli. gara 2 a Melilli, partita da noi soffertissima. C'è un aneddoto che riguarda anche Davide, qui presente,
siamo stati, eravamo sotto di quasi 20 punti il primo tempo, avevamo vinto gara 1 solo di 3 punti, un'altra partita molto tirata, partite molto tattiche con il buon Gino Coppa che rischiava sempre le carte. Noi abbiamo recuperato punticino dopo punticino nel secondo tempo, tutti hanno dato un mattoncino, mi ricordo che la partita nessuno fece più di 10 punti, tutti 8, 9, 7, tutti e 9 i miei moschettieri, come li chiamavo io, andarono a punti. L'unico vantaggio lo fece ma a 18 secondi dalla fine con un gioco alto basso tra Verzì e tra Gange e Verzì. Verzì tirò una schiacciata che ancora mi ricordo terrificante, stoccò a due piedi, arrivò con la testa sul ferro, ma veramente con la testa sul ferro, quindi una schiacciata terrificante. Time out, naturalmente palla loro, naturalmente io faccio chi prenderà la palla, l'ultimo lo stesso chi se lo gioca, Ciccio Messina, era evidente il top player loro. Chi faccio marcare? Ciccio Messina, perché ero indeciso, te lo faccio marcare un lungo, però mi spaventavo che lui era molto più agile, faceva canestro. Lo feci marcare a Davide Cavazza. Ho detto a Davide, Davide, prendilo tu. Tu sei l'unico che lo può marcare senza fare fallo, perché io ho il timore che avevo che lui era bravissimo a subire fallo. Due tiri liberi, due su due, finita la partita. Davide lo marcò alla grande, in un possesso che lui cercava di portarlo più verso il canestro. Davide invece cercò, resistette anche fisicamente. Sbagliò il tiro e poi Davide d'altro completò diciamo, la giocata difensiva con, prendendo anche rimbalzo e vincemmo la partita. Quindi, questo è un aneddoto che mi ricordo. L'unico vantaggio, una partita soffertissima, vinciamo la partita che incredibile veramente. 58-59 se non sbaglio. 58-59. Noi l'unico vantaggio della partita lo venivamo sul 58-59. Vincemmo di uno. Una partita abbiamo sofferto in una maniera incredibile, ecco. Però, ripeto, lì avevamo dimostrato che era una grande squadra, perché lì nessuno fece l'eroe, tutti si presero il mattoncino, stringemmo le maglie in difesa, in attacco si passavano la palla e quella fu la formula vincente di quell'anno. Quell'anno avevamo tanti top player, chiamiamoli così, ma tutti a disposizione degli altri, tutti che li vedevo anche negli spogliatoi che erano... gli mancava un po' a tutti quella la promozione e tutti si aiutarono l'uno con l'altro per cercare di raggiungere questo obiettivo. Ma la domanda è, all'inizio quindi c'era questa volontà di promozione oppure le pretese erano basse, diciamo? No. Davide, non ci potevamo nascondere. Assolutamente no, eravamo scaramantici ma sapevamo della nostra forza e l'obiettivo ovviamente era di vincere il campionato. Sapevamo che era un compito non facile, ma la squadra c'era, l'alchimia c'era, quindi c'era questa fusione tra vecchietti, tra virgolette, e giovani, si sono ovviamente amalgamati bene, anche perché i nostri giovani, insomma, era il nostro vivaio, quindi di fatto ci conoscevamo da sempre, no? In più avevamo coach Minnella, che anche lui è gravita da sempre. Quindi diciamo che è stata la vittoria del gruppo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi comunque era il nostro obiettivo primario, inutile nasconderlo. No, sì, avevamo un roster completo, avevamo oltre a Pacchetto Lugni, abbiamo ricordato, avevamo guardie, storie guardie, avevamo a Barbi, avevamo Salvo Culinello, Giuliano, Davide, Giuliano Lamantia che fece un campionato. Davide giocava spesso da due, ora poi racconteremo l'aneddoto della famosa tripla di Culinello che anche lì fece delle scelte un po' rischiosissime, ecco, tra Barbi si ricorderà qualcosa, ma nella famosa rimessa che circola lì, molti non sanno che Culinello penso fece la peggiore partita della sua storia in gara 1, aveva sbagliato, aveva 0 su 1 milione, penso, su 1 milione. Ha fatto 3 punti quella partita. E quei 3 punti della vittoria. Io lo scongelai dalla panchina, lui mi guardò e dimmi, ma sei pazzo? Cioè, no, siccome già sapevo che in passato aveva fatto qualche canestro decisivo in quei termini, devo dire che Davide gli diede una palla con il contagocce. Eseguimmo un gioco molto semplice su un blocco sulla palla uscire, che preferì dare la palla e fare giocare la palla a Davide e a Peppino Ganci che erano lì, e poi feci un giochino per creare un 2-1 dove avrebbero preso la palla o Salvo Culinello o Enrico Verzì vicino a canestro, insomma andò bene. Anche là, un'altra Luca cosa... La Terra parla di Melilli. Luca La Terra sta facendo un commento appunto su aria molto tesa. Dove? Ma sì, io penso, sì, lui penso che si riferisca comunque ai tifosi, perché era una bolgia al Palarcidiacono, era pieno a tappo.
C'è anche da dire che noi per tutto l'anno abbiamo avuto una cornice di pubblico meravigliosa, che veramente ci ha dato un aiuto in più. Quindi questo è da dirlo. E ovviamente con i tifosi del Paternò c'è stato un po' di astio, devo dire, ma insomma, sempre contenuto alla fine. Quindi presumo che si riferiva a questo, Luca. No, c'è Bene, vai, stato Melo. Niente di che, parecchio, insomma. parecchio, diciamo, erano molto rumorosi. Molto agonismo, sì. Ogni Molto canestro agonismo. loro sembravamo allo stadio, sembrava un gol, mi ricordo. E questo ha reso anche più bella questa serie, perché loro erano una squadra in missione, in quel momento avevano battuto il Gaddettana, che era la favorita numero uno del campionato, hanno vinto 2-0, facendo 97 punti in campo in casa da loro, e resistendo alla rimonta in gara 2. Era una squadra in missione. Io ho dovuto fare delle scelte rischiose, ho fatto triangolo e due, ho fatto difese un po' particolari, ho rischiato, in alcuni casi ci è andata anche bene, ma è stata dura, fino al 2 minuti dalla fine loro erano a meno 6, se la sono giocata senza, in gara 3 parlo, ecco. E tra l'altro noi la migliore partita contro loro l'abbiamo fatta in gara 2, uno dice come avete perso? Noi abbiamo dominato gara 2 per tre quarti, stavamo 58-43 alla fine del terzo quarto, bastava gestire e dominare. Poi loro sono messi un po' a zona, abbiamo cominciato a non attaccare più. Fiorito ha fatto due o tre contropiedi che li ha rimessi in gioco, una bomba di qua, una bomba di là. Poi i ragazzi forse hanno avuto un po', non di paura di perdere, però obiettivamente solo Davide si è preso, secondo me, in quella partita la responsabilità di tirare in certi momenti l'ultimo di della partita. E quindi cioè, uscire da quella gara 2 è stato terrificante. Ecco, io ricordo i silenzi del giorno dopo, del giovedì. Venerdì però ci siamo compattati e lì gli ho detto: guardate, bastiamo il freno a mano, basta i tatticismi, siamo più forti, andiamo in campo. E abbiamo fatto qualcosina, qualche accorgimento per la loro difesa zona, che poi abbiamo battuto facilmente in gara 3, abbiamo fatto 83 punti in gara 3, una partita sempre lì che abbiamo dominato, ma o meglio, non dominato, abbiamo condotto sempre, tranne l'inizio, ma siamo stati in vantaggio di 8, 10, 11. Quando arriviamo a 12 torniamo a 6, abbiamo sempre controllato, però mai siamo riusciti diciamo, a dare quell'accelerata, l'accelerata finale, ecco. Anche perché, ripeto, Comunque c'è a da me dire che ormai nelle finali. a Paternò giocare in quel primo non era facile, a parte il campo che è molto No. piccolo e quindi diciamo si sente anche la pressione del pubblico, e poi c'era appunto la torsia paternese che era quel gruppo di tifosi e poi c'è un casino incredibile, quindi penso che già a prescindere è difficile uscire interi diciamo, da quel campo a livello agonistico. Sì, Sì. assolutamente sì. Tra l'altro, noi stagione regolare ci avevamo vinto anche facile, perché poi però i playoff sono tutta un'altra cosa, insomma, erano, Ma sì, ma poi ripeto. loro erano anche abbastanza tranquilli perché non avevano più niente da perdere, insomma. Dopo aver battuto il GAD, quindi raggiunto questo, secondo me, obiettivo insperato, No. ovviamente sono arrivati in finale non avendo nulla da perdere, quindi giochi anche più tranquillo, giochi paradossalmente anche più sereno, no? Quindi avevamo noi da perdere, sostanzialmente, quindi è andata bene alla fine. Sì. Io invece per Dimmi. no, io invece per cambiare un po' discorso avevo una curiosità. Qual era il livello di quella Serie C rispetto al campionato attuale? Cioè, innanzitutto c'erano moltissime differenze rispetto ad oggi, una su tutte è il numero di stranieri, visto che quell'anno c'era un solo straniero in tutto il campionato e giocava nel GAD. Però materialmente, quali erano le differenze rispetto allora e che livello era? Non lo so, andate voi, Barbie, voi che giocate in Sì, campo. allora. Vai, Poi Davide, tu inizia tu, capirà anche un poi po'. No, vado io io. penso che quella C2 era di un buon livello rispetto alle ultime annate di C-Silver, secondo me. Secondo me c'era anche un altro tipo di pallacanestro che in questi anni è cambiata. Quindi io mi ricordo alcune C2 che veramente sembravano delle C-Silver importanti. Ora insomma un po' è cambiato secondo me il movimento, quindi diciamo che quell'anno nostro, della nostra vittoria del campionato, è stato un campionato difficile, non tanto facile, insomma c'erano 5-6 squadre di buon livello. Mi potete Esatto. dare conferma, Carmelo, Barbie?
Sì, sì, no, no, abbiamo parlato, quindi... facendo Messina, Messina, la mia Messina era una squadra molto forte, aveva Bell'uomo, aveva gente del messinese che giocava. Anche tecnicamente, soprattutto. Ora c'è molta forza fisica, no? Con tutti questi stranieri, americani, lituani. Ai tempi no, ai tempi c'era Gangi, c'era Verzi, c'era Duscio, Grasso. C'era più tecnica e tattica, invece adesso c'è più atletismo. Esatto, quindi questa secondo me è la differenza. Vai, ci siamo dovuti adeguare col passare degli anni, con l'arrivo di questi stranieri, anche noi, diciamo. Infatti, atleticamente, appunto, adesso probabilmente, se non si è abbastanza pronti, gli stranieri si soffrono tutti, perché vengono stranieri, chiaramente, facendo soltanto questo, sono nettamente più pronti. All'epoca, invece, era diverso. Comunque, io ricordo quel campionato dove noi il Gaddet, no, obiettivamente avevamo due squadre nettamente superiori rispetto agli altri. Poi però, ad esempio, Melilli, Gna Messina, e ce n'erano altre due, erano molto vicine a noi, però noi comunque avevamo sempre qualcosa in più, eravamo nettamente più completi, magari loro erano in 6, esatto. Noi invece eravamo 9-10, ad esempio il decimo era Giuliano Lamandia, che comunque, nonostante aveva 17 anni, comunque quando entrava faceva la differenza anche lui. Adesso invece, appunto, gli stranieri comunque piano piano hanno cambiato un attimo il campionato, ecco. Perché quando incontri le squadre che hanno 2-3 stranieri, la stazza fisica si sente, ecco. E se non ti alleni durante la settimana almeno 3 volte a settimana, poi la domenica soffri. Ma se volessi fare... Sì, vai, no, no, vuol dire, a proposito di giovani, a cui io sono sempre molto legato, anche se quell'anno, naturalmente, essendoci l'obiettivo della Serie C, naturalmente lo spazio era quello che era, però debuttò a 13 anni un certo Simone Spina, anno 95, novembre 95, ma debuttò praticamente a 13 anni, e a 14 anni tastarono il campo anche Gabriele Paglia e Gabriele Russo, soprattutto nella stagione regolare, per poterlo mettere, potevano... hanno potuto mettere il piede in campo, ecco. Quindi già il nono era Giuliano Lamandia, poi, ripeto, c'erano questi tre ragazzini che si affacciavano, che poi uno è rimasto naturalmente ora il play titolare della prima squadra, e gli altri hanno contribuito per anni, hanno assaporato per anni anche il discorso del... C'era anche Alessio Cacciato. Alessio Cacciato, assolutamente, del gruppetto, e poi man mano, naturalmente, ancora non era ora, ma già scalpitavano i 96, che poi hanno trovato spazio più avanti, due anni dopo, nel campionato di Serie C 2, che abbiamo fatto, dove poi Florio uscì Florio potentemente, uscirono tante altre cose. Comunque, un'altra cosa che volevo dire, per farvi capire l'unità del gruppo, e quando poi i giocatori e l'unità... quando c'è un'unità di intenti si raggiungono gli obiettivi. E qua naturalmente ho dovuto fare delle scelte non semplici, perché avendo quattro lunghi, cioè gli equilibri anche durante l'anno cambiarono. Io ricordo nei playoff rientrò Gangi, che ha avuto la fascite, e io un aneddoto che mi ricordo, guardate, Gangi, penso lo conoscete tutti a Peppino, era uno silenzioso, taciturno, a volte dava anche l'impressione di essere così quasi per i fatti suoi, quasi scazzato. Mi ricordo quando si fece male, aveva gli occhi, una rabbia, mi disse: no, io devo rientrare perché dobbiamo vincere il campionato. Io ho detto: no, non ci credo, Peppino Gancio davanti. E quando rientrò, perché lui si fece tutto il tempo, io ho detto: prendi tutto il tempo, perché il primo turno di playoff voleva rientrarci, stai tranquillo, tanto abbiamo un accoppiamento semplice. Quando rientrò, lui diede veramente quel qualcosa in più. C'è stato lui che è riuscito a marcare, in quel momento Grasso era immarcabile, il Gad non ci riuscì a marcarlo, mi spiace, la realtà dei fatti fu quello, lui riuscì a limitarlo, oltre al fatto che gli faceva sempre anche lui i suoi 15 punti a partita, quindi lì ci fu sicuramente la volontà. E un altro aspetto che vorrei ricordare, lo ricordo sempre, Giacomello Prudente era stato il capocannoniere della regular season. Naturalmente avevo 8-9 giocatori che facevano a turno 20-21, poi ne faceva 8 a seconda chi giocava di meno, di più. C'era l'imbarazzo della scelta, non avevamo la classica gerarchia dei punti, perché avendo 9 giocatori che potevano benissimo fare 20-20, se non di più, punti a partita. Tra l'altro io li gestivo, li facevo uscire, quindi insomma per evitare infortuni in molte partite. Giacomello, per tutto questo discorso che avevo detto prima, rientro di Ganci,
ci fu la Verzì che salì parecchio di livello. Vetrano era uno che soprattutto all'inizio nelle partite era uno molto, molto sprint. Fu quello più sacrificato, perché poi nei gruppi di squadra fare giocare 10 persone, fare giocare 4 lunghi quando ne puoi, tenere due, massimo due contemporaneamente, non era facile. Anche perché quando giocavo contro il lunghi, cioè poi all'inizio dell'anno, non ci riusciva, in difesa ci bucavano troppo, non riusciva a trovare gli equilibri in difesa. E quindi fu molto più sacrificato. Ma vi posso assicurare, quando Giacomelli entrava a 5 minuti, si faceva i suoi due canestri, si faceva le sue le cose pulite, il lavoro sporco. Cioè, questo è un altro segnale che dimostra che tutti remavano nella direzione che voleva, dove poi portarci, dove poi siamo arrivati. Farò vedere qua la fotografia appunto di Gianluca con Spina, giovanissimo, all'inizio di quell'anno. Non so se si vede. Appunto. Sì. E poi più su appunto Giacomello, parlavamo di lui, eccolo qua. Quell'anno si inizia appunto con anche questa dirigenza, questo staff, diciamo, con Livio Nigro, Ciccio Marino e Andrea Arena, che appunto davano mano a te, Carmelo. Sì, assolutamente. Ci furono dei contatti costanti e giornalieri, sia nell'allestire il roster, sia nella gestione di varie fasi del campionato, perché ripeto, noi all'inizio del campionato stentavamo un po' a trovare gli equilibri, perché c'era il gruppo che veniva da, diciamo, avevamo 4 nuove entrate, il gruppo Gravina storico, in cui c'era Davide, c'era Gianluca, c'era Salvo Culinello, quindi all'inizio c'era anche Dario Sortino, Dario però venne quell'anno, non era il primo anno, sì, però era... comunque lui l'ambiente Gravina, insomma, è cresciuto da noi, quindi per lui però... comunque è stato relativo, lui faceva Giacomo, Giacomino, Verzì, Lollo. Questi, diciamo, erano i nuovi. Dario, bene o male, già conosceva, insomma, l'ambiente, la mentalità. Sì, siamo parlati poi del gruppo storico, perché naturalmente noi avevamo un gruppo che si allenava 5 volte alla settimana, di cui faceva parte Barbi, Gulinello, no, è un gruppo che magari si allenavano di meno, quindi magari con quelle cui ci allenavamo di più si creava un po' quel rapporto anche un po' diverso, quella battuta in più, del tipo, minchia, ma Cavazza tira sempre, oppure, ma magari non difende, ma minchia, ma quella si fa superare, queste cose qua, magari con quelli, e mi ricordo che c'era il gruppo storico, faceva Sortino, Giuliano, venivano sempre, facevano parte fisica sempre, ogni settimana, anche lavori in più, qualche mattina, poi avevamo fatto nella seconda parte dell'anno. Qualche sabato mattina. Qualche sabato mattina, sì. Molti sabato mattina ormai. Abbiamo parlato anche con la Virtus Catania. Ma la domanda un po' così provocatoria, così concludiamo il discorso del livello. Quel Gravina in un anno come il 2020 cosa avrebbe fatto? Avrebbe vinto il campionato. Dire che un buon campionato, buon campionato di vertice, sicuramente. Di questo ne sono certo. L'Alfa la dovremmo battere, soprattutto in casa. A Gravina era difficile vincere, è difficile attualmente, quindi tuttora. Poi sai, voi lo sapete meglio di me, i derby sono sempre derby, no? Quindi il risultato finale non è mai scontato, esatto. Poi comunque la mentalità del Gravina è stata sempre quella di non mollare mai, quindi giocare sempre fino alla fine... sempre per quella maglia, insomma, che abbiamo cucita addosso, no? Da sempre. No, diciamo, Alessandro, che è complicato rispondere a questa domanda, sai perché? Perché col passare degli anni siamo arrivati adesso che si gioca, ad esempio, con un lungo solo. Ad esempio, noi giochiamo. E noi lì avevamo 4 lunghi giganteschi, quindi diciamo che è un po' complicato da rispondere, però sicuramente un campionato di vertice, questo è sicuro. Perché era una squadra troppo completa sotto tutti i punti di vista e tutti i ruoli. Sì, c'era anche un ottimo livello tecnico. Parlavamo di gente che era stata in Serie B come Ganci e Verzì. Davide era tremendo, insomma, Gulinella, i tiratori. Era una squadra completa quell'anno. Cioè, con noi era un problema fare uomo, fare zona, qualunque cosa. Avevamo un sacco di mismatch. Insomma, non era facile giocare contro di noi quell'anno, ecco. Lo dico, noi molte partite, anche quelle con cui soffrivamo, in qualche modo riusciamo a portarla a casa. Voi perché cambiavano gli attori protagonisti, come dicevano i votanti, ma voi perché trovavamo sempre i punti deboli durante lo sviluppo della partita delle squadre avversarie, e riusciamo poi a portarla a casa. Ecco, questo
Ma durante la regular season invece non sono state partite veramente difficili, perché diciamo ci sono state tanti derby, tante partite contro squadre appunto come Melini, come il Gabbia, che non è importante, questa è stata veramente la partita difficile della regular season. Se non ricordo male abbiamo perso solo 3. Sì, quando? Sì, quello ti confermo. No, 3-3. Noi perdiamo 4. Noi nella regular season abbiamo perso le 2. Totale, io parlo totale. Esatto, e poi altre due ne abbiamo perse, ma io parlo tutto, anche con perché aggiungi quella col paternò, sì, 4 in totale tutto l'anno. Abbiamo fatto 23-3 e poi abbiamo vinto 29-4 compreso playoff e tutto, insomma, 29-4, è un ottimo risultato. Sì, regular season, no? Le partite, allora, ci sono state alcuni momenti chiave, noi abbiamo, con Messina abbiamo sofferto, all'andata abbiamo fatto... Nonostante abbiamo giocato bene in attacco, abbiamo perso col GAD. Sono state due partite strane, sono state due partite dove siamo partiti male e poi siamo andati sempre rimonta, ma non siamo mai riusciti a completare la rimonta. La partita che ha cambiato la stagione è stata proprio Melilli in casa, all'andata, perché noi Melilli era in testa all'epoca col GAD Etna, sì. E mi ricordo era sopra nel primo tempo. Poi vincemmo con la partita di 31 punti di scarto, perché nel secondo tempo facciamo 40 punti, facendo una zona aggressivissima, dove praticamente i miei, mi ricordo, davanti con Barbie e Sortino che facevano chilometri, cioè andavano a recuperare costantemente scarto. I due che erano Davide lo mettevo dietro, perché Davide aveva questa politicità, lo dovevo mettere ovunque, poi saltavo come un pazzo e prendevo i rimbalzi sul lato debole, e vedranno di là, e poi in mezzo lasciava Gangi, ho detto aria libera, non mettete che uscite sugli esterni, aria libera, e Gangi ci fu con guarda come le stoppò chiunque, anche a se stesso credo, mi ricordo che piantò anche 5 se stoppate, e lì vincemmo i 30 punti e lì cambiò la partita. Lei mi ricordo che in un time out Davide, per incitare i compagni, diceva ragazzi siamo così, ancora di più, non abbiamo fatto niente, quando eravamo sopra di 10-12 punti, e poi nel terzo quarto me li chiamò un minuto. E da lì se ne andammo in campo con ancora più rabbia, ancora più cattiveria, e da lì mandammo un messaggio molto chiaro, ecco. Infatti da lì in poi, ripeto, l'unica partita, sì, abbiamo perso al ritorno col Garda, una partita un po' strana, nello sviluppo un po' strano, siamo partiti molli, loro sono partiti 15-20 punti avanti, e poi non abbiamo recuperato, siamo andati fino a -2, però non siamo riusciti a vincere, poi per il resto non abbiamo perso più sostanzialmente, ecco. Ripeto, l'unica sconfitta poi è stata con Paternò, ma ripeto, è l'unica partita che abbiamo dominato, e può sembrare una cosa strana, abbiamo dominato quella partita, però purtroppo la pallacanestro è anche questa. Ma era, la seconda era Paternò, abbiamo detto, quindi, quindi volevate festeggiare forse la terza, vai. Esatto, perché così in casa il pubblico, il palazzo di Acqua, grande, era tutto diverso, è bello, più bello. Mille persone che non si vedono, diciamo, mai, che a Paternò non sarebbe stato partito. Facile negli spogliatoi. Vediamo questi ultimi secondi della finale, se va, ok, dovrebbe andare, si vede? Questa è gara 1, questa è la rimessa gara 1, i 3 punti di Gulinello. Sì. Poi io dico a Davide, prenditi la palla e tienela. Io dal primo pensiero ho detto non, senza fretta, non diamo possibilità di tirare a loro. Poi ho detto blocco, vedete, con Ganci. Poi guardate il taglio di Verzì, là, per spostare quell'uomo dietro alla difesa, in maniera tale che Gunella è rimasto solo per tirare. Lì è stata la mossa, quel taglio di Verzì, dietro mi pare che c'era lo faro, guardo un attimo indietro, che faccio? Resto qui, vado lì. Quell'attimo che è rimasto indietro è stato l'attimo che Gunella è partito, e poi Davide gli ha dato quella palla, come avete visto, meravigliosa. E lui ha tirato pulito, quindi me la ricordo, perché infatti quando ho visto questo video ho detto inizia, che questa rimessa era un gioco che faceva Andrea Trinchieri all'epoca a Cantù, che io ero innamorato di Andrea Trinchieri, perché faceva cose allucinanti, e insomma questa cosa la faceva secondo l'uomo contro la zona, perché l'altra, un'altra cosa importante, che io non ero sicuro se facessero uomo zona, perché loro fino agli ultimi secondi erano difeso alla zona e rimasero a zona in gara 1. Questi invece sono gli ultimi momenti, qui col tiro libero, con rimbalzi in attacco si era fatto, loro poi tenteranno un tiro da tre, ma non ma niente, sostanzialmente qui Sortino tira per non fare scadere 24 secondi, poi la partita si inchioda. Poi io ho preso il rimbalzo, Sortino me l'ha strappato per lanciarlo. E qua appunto sì, festa, sì. Festa grande. Sì, sì, no, io ero stremato, come si vede, io poi mi vado a sedere, cioè io non ce la facevo neanche esultare, ero vicino allo svenimento, per me. Sì, no,
poi mi hanno preso i ragazzi, mi hanno portato sotto la doccia, ma io non... avevo dato tutto, vero? Tra l'altro un aneddoto che io racconto sempre, che può sembrare strano, c'erano quando amici pubblici con Stadina, vedete quei tubi rossi che delimitano le transenne all'inizio? Io per tutta la partita non ho guardato le tribune, io guardavo il campo naturalmente, guardavo in prospettiva solo fino a... io non ho mai alzato lo sguardo, io sentivo i boati quando segnava Paternò, quando segnavamo noi, ma non ho mai alzato lo sguardo. Ho alzato lo sguardo forse quando Sortino l'ha tirato quel tiro, come mai era finita e mi sono goduto quel pubblico, ma ripeto, massima concentrazione, insomma, era... Ah, in questo senso, quindi... Per raggiungere l'obiettivo. Sì, sì, non volevo farmi distrarre, neanche... Non mi sarei distratto, però emotivamente guardare una cosa, cioè dovevo stare concentratissimo su ogni azione. Tra l'altro io, che mi conosce anche quegli anni, buon Castiglione, ancora ci prendiamo in giro, perché ero il sesto difensore, perché spesso sulle cose uscivo pure io a difendere, e qualche volta non mi dava qualche gomitata, qualche volta mi diceva qualche brutta parola, io rispondevo, no? Perché abbiamo giocato, insomma, eravamo della stessa età, insomma. Vincenzo Castiglione era uno dei elementi migliori del Paternò, veniva dal Drama e aveva fatto una carriera di tutto rispetto, appunto. Adesso non gioca più, però comunque all'epoca era un signor giocatore, uno degli anni. Tra cui c'è anche Andrea Lofaro, sì. Quell'anno non giocò Andrea Lofaro per infortunio, però sta scrivendo appunto a Paternò impossibile. Lui è il capitano della squadra, però non giocò per infortunio tutta la stagione. Sì, e... sì, no, Paternò praticamente e lo hanno dimostrato, perché le partite poi si giocano per quattro quarti. Va. Ma devo essere sincero, ho detto, erano leggeri e sembrava una squadra in missione, ma non è stato... Sì, non eravamo più forti, però gli equilibri erano molto sottili, devo dire, ragazzi... Sono stati bravi a non farli saltare, sono stati bravi a dimostrare in campo poi che erano più bravi, che erano più forti, anche poi alla fine nessuno può dire, insomma, vinto la squadra più forte va in finale, ma non ci sono dubbi su questo, anche se le distanze, il merito del Paternò è di avere ridotto di molto le distanze tra noi e loro, ecco. Però è così, i campionati per vincerli, perché dai, ci guadagni quel pizzico di fortuna che quell'anno abbiamo anche avuto, ecco, ma ridurre tutta la fortuna mi sembra veramente poco carino, ripeto. Ma quell'anno tutti sono stati meravigliosi, lo dico, Davide è il leader anche emotivo negli spogliatoi, perché il primo che alzava la cresta lui si abbassava subito. Mi ricordo quando c'erano quello, ma basta, non basta, lui diceva... rompete le scatole, giochiamo, ci voleva. Barbi è stato un giocatore, penso che tutti gli allenatori vorrebbero allenare, ma non c'è un problema di farlo giocare. Barbi un umette sta, come si dice sempre, dà il massimo in qualunque ruolo, non è come i giocatori di oggi che no, io faccio il 2,5, il 3, il 3,5, 4 meno un quarto, e lui faceva giocare il 5, o faceva giocare uno, non ci interessava, lui portava palla, mi pare che c'è una partita che tu l'ha portato, mi ricordo, c'è stata una partita che... Sì, ho fatto anche playmaker, sì. Ho fatto anche tutto, non gli si può dire niente. Sì, sì. È un esempio, no, ma ne nascono uno ogni 50 anni, no? Non è... difficile trovarne, bene. Ecco, dopo Davide ha avuto una buona scuola, il più carismatico, sì, che abbia avuto Scottello Grevina, ma sicuramente, e tanto è un carismatico silenzioso, e questo gli fa ancora più onore, ma è un leader silenzioso, questo ancora oggi. Io ricordo Roberto che all'inizio di quell'anno ero molto preoccupato dal fatto che, avendo tutti questi giocatori tra virgolette davanti a me, no, perché io ho 20 anni, ero un po' preoccupato, ho detto vabbè, quest'anno giocherò poco, le classiche cose, diciamo, dei ragazzi di oggi molto giovani che dicono giocherò poco, di qua di là, ero preoccupato. Poi però alla fine, parlando con Carmelo, mi ha detto: tu dimostra che io poi in base a quello che dimostri. E all'epoca mi ricordo che ho finito l'anno che ero tra quelli che avevo giocato più minuti di tutta la squadra. Capito? Ma c'è da dire, da questo punto di vista, per esempio l'anno dopo in C1, in DNC non andò benissimo con vista della squadra, ma tu per esempio, Gianluca, sei sempre stato tra i migliori tra dei tuoi compagni di squadra, magari avresti compagni molto titolati, però tu comunque ti sei sempre dimostrato come quello più e quell'anno mi ricordo un aneddoto preciso a Gela durante i play-out, gara 3, all'intervallo Carmelo Minnella, stavamo perdendo, quindi
rischiavamo, diciamo, ritornare nuovamente in Serie C, cosa che poi è successa, e disse allo spogliatoio, per me lo posso dire, vero? Sì, ma io non me lo ricordo, ma dillo tranquillamente. Ha cazziato tutti, ha detto non è possibile che Gianluca, che è il più piccolo di tutti, è quello che ci deve trascinare, e voi che avete, diciamo, Serie B, eccetera, eccetera. Amore, nel frattempo è arrivata mia figlia, quindi probabilmente io devo staccare fra un po'. E niente, quella volta, quindi Carmelo, diciamo, prendendomi come esempio, appunto, come adesso ha detto, due sì, siamo cinque, no, persone. Sei, no. Saluto a tutti, amore. Comunque vi mando anche il saluto del presidente, perché ieri ho sentito il presidente, insomma, mi ha detto che ancora gli vengono i brividi a vedere questa immagine. Tanto lui mi ha inviato il link e mi ha detto che anche lui mi ricordava, che cioè si ricordava parecchie cose, lui che a volte non so se lo ricordo, ma finché non ricordare, però insomma, no, Natale si ricorda tutto. Guardiamo un po' l'estate di Alessio Bocchi. Però giovane competitivo, allenatori con capacità umane e tecniche e poi costruire sempre con ragazzi e atteggiamento esemplare. Credo che Gravina nel basket canadese sia un esempio per tutti. Complimenti al presidente che da sempre è circondato dalle persone all'altezza. Capitano, aspettiamo la terza maglia accanto a quella di Davide. Quella è d'obbligo. Penso che è una delle cose più scontate che ci può fare. Ancora è giovane, più o meno. Ancora sei giovane, io te lo dico sempre. Ogni stagione devi sempre migliorare. Ma nel frattempo gli anni stanno passando e gli anni passano. Ma se tu pensi che io ho giocato fino a 38 anni, potevo andare anche fino a 40, perché non lo debba fare tu? No? Giusto? Infatti, Davide, io cercherò di fare quello che hai fatto tu. Appena ti supero, appendo le scarpe al chiodo. L'obiettivo è un punto in più. È una partita in più. Va bene. Io te lo dico sempre che devi battere i record, no? Quindi. Lo so. E poi il clamoroso ritorno di Davide Cavazza in campo l'anno dopo. Ma io ogni tanto ci penso, perché la voglia c'è sempre di giocare, di mettermi in gioco, l'ho sempre avuta, no? Per quello che ho continuato a giocare fino a una tenera età, tra virgolette, no? Perché era una sfida con me stesso. E poi alla fine, con Peppe Gangi, quell'anno Ogni partita dicevamo: Peppe, dai, se vinciamo il campionato smettiamo di giocare, dai, poniamoci questo obiettivo, e così è stato. Quindi alla fine abbiamo poi smesso sia io che Peppe, anche se devo dire che avremmo potuto dare ancora qualcosina alla pallacanestro, anche in C1. Sì, però avevamo preso ormai quella decisione, insomma. Sicuramente, ma comunque questo deve essere un monito anche per i giovani. Noi abbiamo tantissimi giovani, naturalmente c'è chi ha avuto questa fortuna come Gianluca di viverla quando era giovane e Davide magari un po' meno, però bisogna capire che spesso, io lo dico sempre, i sacrifici, non sempre si vince, per carità, ma spesso si vince una volta nella vita, spesso due, spesso si vince a livello giovanile, non a livello senior, o al contrario. Però ripeto, non è tanto la vittoria, non è tanto l'ossessione della vittoria, però è l'obiettivo della vittoria per migliorarti come giocatore, oltre che come persona. Questo è un messaggio importante che bisogna mandare ai giovani. Quindi quando giovani un po' cominciano a storcere il muso per delle cose inutili, su questo devo dire che Davide sta facendo un grande lavoro anche in questo momento, cioè fare capire ai giovani come qual è la mentalità giusta con la quale si ci allena e poi con la quale si va in campo. Questa è una cosa importante, perché nessuno ti regala niente. Io per esempio non ho regalato niente a nessuno, neanche a Barbi, non avevo, tanto non conoscevo nessuno quell'anno, nel mio primo anno era una squadra senior, ne avevo. Però chi merita e chi dà il cuore in campo merita di restare in campo, come dico sempre. Ecco, quindi il messaggio che deve passare oggi è questo. È vero che ci lamentiamo,
basket giovanile, basket non giovanile, però sta chiamando presidente, non so che cosa mi devi dire. Appena ho detto che deve superare il Davide, mi ha telefonato. Natale. Dove il link per entrare? Però vabbè. Natale. È un personaggio. Sì, sicuramente ci vuole inserire, Roberto. Ma gli dico che abbiamo entrare, però non... io dico sempre, ho sempre sostenuto che abbiamo il presidente più carismatico, più divertente della Sicilia, no? Perché Natale De Fino è un mito, secondo me, è un mito. È un mito. Io lo conosco, come anche Carmelo, lo conosciamo da una vita. Io me ne innamorai follemente nel lontano 1991 e non andai più via da Gravina. Lui non volle più mandarmi via per nessun motivo e io idem, quindi c'è stato questo matrimonio fedele negli anni e che tuttora continua, insomma. E poi chi altro può essere come lui, che non è imprenditore che fattura milioni? Sta chiamando me adesso il presidente per notizia. Ma chiamata già prima da me. Scusa, non è imprenditore, è 30 anni e passa, 32 anni che è sulla breccia con questo Gravina, e comunque non è proprio niente, sì. In un programma in cui c'è stesso, che nascono e muoiono di continuo. Lui è 32 anni. Sì, assolutamente sì. Ma poi quello che secondo me contraddistingue la società è che è la mentalità che viene, è stata sempre tramandata negli anni, no? Dal lontano 88, quando nacque la società, fino ad arrivare ai giorni d'oggi. E poi se ci fate caso, insomma, all'interno della società c'è rimasto Carmelo Minnella, c'è Peppe Marchesano ha fatto tanti anni da giocatore a Gravina, è stato il mio compagno di squadra, insomma adesso fa il coach da ormai tanti anni, quindi anche lui conosce la nostra mentalità, fa parte della nostra mentalità, quindi questo secondo me è fondamentale, no? Per poi fare dei campionati al vertice e comunque ottenere dei risultati. Certo. Quindi secondo me il merito va prima di tutto al nostro presidente e poi a tutti noi, insomma. Esatto. Ottimo. Robby, quindi Natale non viene, il presidente non viene. Vabbè, io aiuto altre persone, però probabilmente non sono riusciti a connettersi, a partire da Salvo Gurinello che appunto non riusciva. Ti ha lasciato un messaggio, ha scritto non muoio mai e se è andato, voleva dirci. Ma sì, ma anche perché Natale fa tanto così, ma poi secondo me di fatto è timido, perché lui cerca sempre di evitare interviste in TV, interviste qui su online, sulla rete, possibilmente è timido, non sembrerebbe, ma è timido. Poi qua c'è anche il nostro grande Enrico Maugeri, esatto. Anche lui la storia fa parte della nostra storia, insomma siamo ragazzi un bel gruppo. Guarda, racconto questo aneddoto, ma che conoscono sicuramente anche Carmelo e Barbie. Cioè, il presidente alle 11 di sera ti fa la videochiamata per parlare di pallacanestro. Grande Natale. Quindi è un personaggio, ragazzi. Io non lo dovesse conoscere di più, ma penso che tu, Roberto, lo conosci abbastanza bene. Sì. Sì, non so tu, Alessandro, su tuo modo. Gaetano, sì, se tu sei giovane. No, io purtroppo. No, però è un presidente che secondo me vorrebbero tutti, insomma. Cavazzo, non sono timido. Non sei timido, Natale, tra gli amici, ma in televisione sì. Lui è sempre pensaci tu, chiamaci tu, fallo tu. Esatto. Uno alza la cresta, mi raccomando, no, parlateci voi, diteglielo voi, insomma, riusciamo. Esatto. Sì, è unica nel suo genere. Gravina è unica, inutile. Sì, sì, vabbè, allora possiamo... È unico, Gerraro, veramente. E gli auguriamo altri 60 anni nel basket, da presidente. Almeno. Assolutamente sì. Speriamo. A voi. Vabbè, ragazzi, grazie mille per essere venuti. Grazie a voi, è stato un piacere. Complimenti, grazie a voi. Continuate così. Grazie, aumento stipendio per Cavazzo. Grazie. Senti, io ho detto più unico, Gerraro. Va bene. Un salutino, approfitto per volevo salutare Rivera, ecco. Anche lui ha fatto parte di questa e chissà che anche lui famiglia. Non torni un giorno, parte per un bel po' di anni e chissà che
prima o poi ritorno. Chi lo sa. Un grande abbraccio a Giovanni Leonardi che purtroppo ci ha lasciato, insomma. C'era anche lui al Tecnica Gara 3, è venuto ad andare a fare i complimenti al Tecnica Gara 3, lo ricordo con grande affetto, era un gentiluomo, un gigante buono, ci manca a tutti, ecco. Ci mancherà. Domenica giornata difficile, è morto lui che è uno dei più grandi del basket in tutti i tempi, è morto anche l'ex presidente del Paternò che era presente in quella partita della squadra che giocava la finale contro di voi, Lucio Santanocino. Quindi purtroppo è che non era. Assolutamente sì, purtroppo sì. Va bene ragazzi, quindi va bene. Ciao, grazie mille. Grazie a voi ragazzi. Ciao. E complimenti sempre. Grazie. Continuate così. Ciao. Ok. Bene. Abbiamo vissuto quindi questa serata speciale con lo Sport Club Gravina. Tante notizie sul presidente De Fino, che a questo punto potremmo fare uno speciale De Fino. Solo con lui, sì, ragazzi, è stato lì. Nel tempo, ci terremo ospiti speciali, ci può stare. Va bene. Allora, un saluto ragazzi, Robby, Gaetano. Grazie a tutti per averci seguito. Buonasera a tutti. Buona serata, alla prossima.